rimani qui. Scende la sera. Anna e Raffaele sono fidanzati. Lei vive dal Benga, lui a Viterbo. 2 anni fa si sono conosciuti su internet e dopo mesi di chat e di SMS si sono finalmente incontrati. Mi perdo dentro ai tuoi occhi. Come riempirai le giornate d'ora in poi? Non lo so, sono tutto quanto occupato. Da cosa? A studi? Ma che studio? Devo andare in tipografia più di una volta. Cos'era quella faccia? Studi? Cosa tu a studiare? Sono andata a fare shopping con la madre. Che cosa hai preso? La maglia grunge. La voglio vedere. Ta. Oh, figa. Quadretto. Ah, e c'è anche il cappuccio. Le stelle del cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Volte l'anno Raffaele va a trovare Anna ad Albenga, dove viene accolto dalla famiglia Pesce come un figlio. Se partirai, ti seguirò e ce ne andremo così, senza paura. Tempo per noi. Sì, non lo vedo. Mi perdo. Già, che passo del mondo, giovane, ma lo vedi quel bambino? Papi. Ma lo vedi quel bambino? Va a Facebook, io non posso. Io voglio entrare in Facebook. No. No, sei troppo. Sei ancora troppo nappo. Io lo lascio fare. Ah, però che carino. Però Facebook quello. Solo in mia presenza. E controllo tutto quello che fai. Perché sei troppo piccolo, Giorgio. Ci siamo conosciuti su un sito online che comunque riguardante grafica, disegni. Ci siamo scambiati il contatto di MSN. Cioè, senza MSN e Skype... No, penso proprio. Non ci sarebbe proprio. L'importante è sentirsi ogni giorno, vedersi è relativo. Ma siete stato tutto il giorno a dirmi, dai, chiamata, dai, non vedo l'ora di vederti su Skype. Io parlavo della voce. Che è nascosto sul fondo dell'anima. Che è nascosto sul fondo dell'anima. Fondo dell'anima. La fine parti domani? Mm-hmm, sì, domattina. Presto però, perché devo arrivare entro le 8 a Genova. Allora ti accompagno. Ok. Giorgio. Giorgio Phil. Sempre la... non lo so, mi prende qualcosa di dietro, a parte perché so che mi mancherà lei sicuramente già da 2 minuti che sono sul treno. Poi finché non arrivo a casa proprio sono... boh, mi sento disperso. Però niente, tanto so che ritornerò. La mancanza io subito non la sento appena parte. No, nel senso, il tragitto che faccio per andare a casa lo faccio da sola. E mi fa sempre strano perché ce l'ho sempre a fianco per 3 settimane, 2.
poi poco alla volta, cioè, più mi rendo conto che se n'è andato, più mi viene, mi viene malinconia. E poi appena riattacco il MSN e lo risento, sto più tranquilla, perché mi sembra comunque che sia ancora qua con me. Aspetto che torni.